Beh, ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e questo è un video un po' particolare perché sarà segmentato in tantissime piccole parti. La prima cosa è che per garantirvi sempre miglior qualità nei miei video, mi sono regalato l'H1 Zoom, è un microfono manuale. Spero che si senta bene. In questo momento sto registrando e lo sto testando con questo video qui. Spero che si possa sentire meglio rispetto a prima. Seconda cosa, vorrei lasciare 10 secondi di minuti, 10 secondi di tempo al mio amico Andrea Calabria, che mi ha chiesto le impostazioni di configurazione della visuale su Project Cars 2 per aumentarne la sensibilità della velocità. Quindi lasciamo 10 secondi al mio caro amico Andrea e torneremo poi dopo. Un'altra cosa che volevo dirvi è che purtroppo avevo creato un video unboxing abbastanza particolare, e per farvi capire particolare cosa intendo, vi faccio vedere la scatola. La scatola che è enorme, è enorme, che purtroppo ho deciso di non pubblicare perché la qualità audio e video francamente non meritavano assolutamente di essere messi sul tubo, però diciamo che piango con un occhio perché aspetto un altro pacco abbastanza importante, sempre riguardante questa cosa qua. Rimango nel vago e misterioso perché voglio farvi una sorpresa. Riguarda sempre la simulazione, ma non per forza di guida. E poi in ultimo vorrei condividere con voi qualcosa che comunque mi ha particolarmente colpito. Come sapete, a me piace tantissimo ritornare sulle analisi che ho fatto nel passato e nei video precedenti. Ad onor del vero, e per rendere giustizia a quei titoli che magari ho massacrato così di primo acchitto, oggi torno a parlarvi di Automobilista. Automobilista onestamente mi ha sorpreso positivamente per il force feedback e per tante altre cose che vi ho detto, però avevo messo da parte e al di sotto del livello degli altri titoli, anche puramente per una questione di grafica. Tralasciando questo, però, avevo detto delle cose positive. Ed una che onestamente mi ha sorpreso dopo uno degli ultimi aggiornamenti che è stato rilasciato è senza ombra di dubbio l'intelligenza artificiale. Ho fatto una sessione di pratica, ragazzi, che è durata un pochettino, e guardate cosa sono riusciti a fare. Quindi, come vedete, ragazzi, onestamente sono rimasto molto colpito positivamente dal fatto che comunque è una IA che battaglia tantissimo e che offre comunque delle emozioni in single player che tutti noi ricerchiamo, pur avendo dei titoli che offrono tantissimo e il multiplayer. Però onestamente Automobilista su questo punto di vista mi ha lasciato davvero positivamente colpito. Adesso non voglio trattenervi troppo, cercherò di analizzare ancora un pochettino questo titolo e ma magari gli altri. Non dimentico tutte le richieste che mi state facendo, parlo delle regolazioni del force feedback di Raceroom, piuttosto che tantissime altre richieste che stanno arrivando. Io cercherò nel mio piccolo di esaudire e di darvi le migliori informazioni possibili al più presto. Io, ragazzi, come al solito, vi ringrazio tantissimo per avermi seguito. Vi ringrazio tantissimo perché mi state sostenendo e questo fa veramente piacere.
Io un abbraccio a tutti, vi ricordo che se non l'avete già fatto iscrivetevi, tanto è gratuito, un pollice in su se il video vi è piaciuto e perché no lasciate un commento. Ci vediamo alla prossima, da Fabris è tutto. Ciao!